finalmente un posto da solo dove poter mangiare. Ehi, me ne dai una? Hi people of Tube, welcome back to a new episode of Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Era da... non ne ho effettivamente idea da quanti episodi non provavamo qualcosa di diverso da dei noodles istantanei. Effettivamente forse sono un bel po' di anni, se non contiamo effettivamente la challenge della patatina. Questa effettivamente è stata una bella batosta, ma è fatta apposta per farti provare dolore. Non che io ne abbia provato, visto che l'ho sconfitta. Ma quello che ho trovato oggi effettivamente costava un pochino di più. E già il prezzo, sia qui fisicamente, sia online, non cambiava. Quindi ho detto, ok, il prezzo deve essere per forza questo. Questo vuol dire che magari, a livello anche di qualità, potrebbe essere buono, visto che la marca comunque non è una marca scacciona. Stiamo parlando delle Hearst Carolina Reapers. Ho scoperto che la Hearst, chiaramente, è una marca molto famosa in America e che ha prodotto varie tipologie di questo prodotto. E il prezzo si aggira sui 5 euro. È una follia a parer mio, ma anche online questo prezzo non cala. E anzi, sarebbe stato peggio farselo spedire, visto che magari lo trovate a 4 euro, ma la spedizione me ne costava 6, quindi tanto valeva prenderle qua in Italia a 5 euro. Come da ovviamente scritto qua, abbiamo delle patatine al formaggio con il Carolina Reaper. Sapete benissimo ormai da anni che io bazzico con il piccante e che il Carolina Reaper è uno dei peperoncini attualmente più forti che ci sono. Tant'è che appunto questa cosa mi ha ispirato. Uno per il fatto di voler mangiare qualcosa di piccante, uno per voler mangiare qualcosa di piccante, molto piccante. Quindi ho detto, ok, facciamolo, proviamolo direttamente qui su YouTube. E anche questa volta mi trovo nella Valle della Morte. Chissà, magari questo è il giorno buono in cui ci crepo. Apriamole. Allora, il primo impatto è chiaramente l'odore di formaggio di queste cazzo di patatine. Io dovete sapere una cosa. C'è stato un capodanno in cui per questo tipologia di patatine io sono stato di merda, ho bevuto, ho mangiato tranquillamente per tutta la serata, io ho una soglia non solo al piccante ma anche all'alcol molto potente e non ho subito effetti per tutta la serata. Arrivano le 3 di notte, io che ho una fame assoluta, queste cazzo di patatine sono rimaste di sotto in taverna per tutta la sera e nessuno le ha toccate. Io ho detto vabbè, mangiamole. Stantite come la merda, le mangio, sto di merda e finisco al cesso a vomitare. Però, ho un buon presentimento per queste, appunto, non solo per il fatto che c'è il Carolina Reaper, ma perché in teoria a livello di formaggio e ste stronzatine qui, l'America è conosciuta per farle bene. Come ho detto, l'odore principale è quello del formaggio, assaggiamola. Allora, il piccante c'è, si sente, ma è molto smorzato sia dalla patatina in sé sia appunto dal formaggio, perché chiaramente il formaggio, essendo con il latte, smorza un po' la sensazione di piccante. Come anche per la patatina, questa qua, appena la mordi non hai nessun effetto, appena inizia a scendere in gola senti di più il piccante. Certo, a livello di differenza non c'è paragone, questa potrebbe ucciderti. Questa qui, una volta che superi il primo impatto, proprio la prima discesa di piccante qua che la senti, infatti un po' lo sento, sono decenti. E anzi, ti dirò, secondo me, più ne mangi, più l'effetto del piccante inizia ad attenuarsi, perché inizi ad abituare la bocca sia alla consistenza sia al piccante in sé. Perché, come ho detto, il piccante si sente una volta che scende sulla bocca e sulla lingua non lo senti, a meno che non ce la butti proprio sopra e la fai con tutta la patatina, fai le rulle 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 con la patatina e lo senti. Però sinceramente no, anche adesso che l'ho fatto senti leggero pizzicorio, ma il grosso lo senti proprio qua,
Quindi proprio il piccante in sé è concentrato all'interno della patata. Però ti dico, magari non è uno snack che comprerei ogni giorno, anche perché dopo un po' che continui a mangiare piccante, poi ne perdi il gusto e anche per il prezzo. Però per una volta ogni tanto, così, ti dirò che a livello di piccante mi piacciono. Direi di dare il giudizio sia a livello di sapore sia a livello di piccante. Me ne sto continuando a mangiare, non tanto perché sono patatine, ma perché mi piace il piccante che danno. Ok, è il momento del voto. Mettiamoli un attimo a confronto. A livello di sapore, ovviamente questo batte questa, ma per un semplice motivo: questa è fatta talmente piena di piccante che ovviamente non ha senso giudicare una chip che è stata coperta di piccante e lasciata sotto vuoto per tantissimo tempo. Quindi mi sento di dare a questo, nonostante io non sia un patito delle patatine così al formaggio, qualitativamente comunque mi sento di dire che sono superiori a una marca per esempio da supermercato. Ti direi che un 7,5-8 io glielo posso dare a livello di qualità appunto del prodotto. A livello di piccante, ok, come dicevo, appunto non c'è paragone, questa batte questa su tutti i fronti, però, per chi non è abituato anche al semplice piccante, come può essere, che ne so, un curry, come può essere il peperoncino da cucina o qualsiasi altro genere di piccante anche leggero, devo dire che probabilmente per una persona normale questo lo sentirebbe, e devo dire che non è male, proprio a livello di sapore è buono. A livello di odore non si sente, il che è anche abbastanza strano, forse proprio per il fatto che, essendo una patatina al formaggio, questi tipi di patatine sono molto prevalenti, il sapore di formaggio copre molto l'odore del piccante, ma una volta sceso in gola il sapore lo senti. Ti dico che un 7 io personalmente glielo do. Avrei dato 8 se non ci fosse stato più prevalenza di sapore di formaggio e la copertura del piccante, perché come ho detto, una volta che la mastichi non senti niente, una volta che la ingoi inizi a percepire qua nella gola, ma appunto è una cosa molto leggera, o meglio è una cosa che dura molto poco, perché come dicevo, per una persona normale probabilmente questo la sentirebbe tutta, mentre io, beh, mi piacciono semplicemente perché sono delle patatine un po' costose, abbastanza piccanti. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!